doveva essere l'evento di apertura della stagione, invece chiuderà gli eventi estivi. Dall'11 al 13 settembre torna a Fano Brodetto Fest, l'evento che onora il piatto simbolo dell'Adriatico con degustazioni di zuppe, cooking show e ospiti stellari. Tante le novità della manifestazione, a partire dai ristoratori della città che saranno i veri protagonisti della prossima edizione. Infatti il nuovo format sostituisce gli stand enogastronomici del lungomare con un servizio di ristorazione di qualità. Tanto siamo diventati maggiorenni, che non è una roba da poco. L'aspetto più importante quest'anno del Brodetto è che non ci saranno più i due ristoranti al Lido, al telone e alla pista, ma proprio per una questione di assembramenti, di ammucchiate, di cose varie, abbiamo invece coinvolto circa 30 ristoranti, Lido, Sassonia e il centro città, che hanno aderito con entusiasmo alla manifestazione, perché loro faranno 3 giorni di Brodetto. E quindi speriamo che il tempo ci aiuti, perché se ci aiuta il tempo di sicuro avremo anche un bel successo. I visitatori del festival potranno degustare le zuppe di pesce al prezzo convenzionato di 20 euro prenotando nei ristoranti che aderiscono all'iniziativa e che saranno collegate ai luoghi della kermesse da una navetta gratuita, il Brodetto Bus. Come ha precisato il presidente provinciale di Confesercenti, Pier Stefano Fiorelli, l'obiettivo è quello di aiutare gli operatori economici e turistici della città che stanno uscendo da un periodo nero con una stagione in parte compromessa. L'emergenza sanitaria ha modificato anche diverse iniziative del festival, che prevede nuove aree. La tensostruttura del Lido ospiterà il Pala Brodetto, dove il pubblico potrà assistere alla preparazione dei piatti di chef blasonati come Harry Lombardo, Cristina Bowerman, Max Mariola e Giorgione. Non abbiamo voluto saltare la 18ª edizione perché è importante per la città, è importante ricordare il piatto della città che è il Brodetto e cogliamo l'ultima possibilità che abbiamo nel settembre, quella di proporlo. L'abbiamo proposto in maniera diversa quest'anno, con il discorso del Brodetto diffuso per tutti i ristoranti della città e anche in vista del Fuori Brodetto, che rimane come manifestazione un mese. Subito dopo la fine del Brodetto Fest inizierà questa possibilità che tutti gli anni noi proponiamo, non soltanto nei ristoranti della città, ma in tutta la provincia, e anche abbiamo anche dei ristoranti sotto la provincia di Ancona. Brodetto Fest, che è organizzato da Confesercenti Pesaro Urbino e dal Comune di Fano con il contributo della Regione, del Ministero delle Politiche Agricole e della Camera di Commercio delle Marche, anche quest'anno si dedica alla promozione del progetto Bianchello d'Autore e alla tutela del mare, sul palco centrale della cavea Spazio e Talk Show presentati da Federico 40. Per i più piccoli tornerà Brodetto in Kids, mentre per i più curiosi sarà possibile salpare sulla Brodetto Boat insieme al biologo marino Corrado Piccinetti alla scoperta degli allevamenti di cozze e della pesca delle vongole. L'escursione, al costo di 5 euro, si svolgerà sabato 12 settembre dalle 9 alle 11 con prenotazione obbligatoria. Un importante evento per noi perché promuove una nostra importante identità, quella del settore della marineria, ma promuove la nostra enogastronomia, perché qui parliamo di Brodetto, ma anche di Bianchello del Metauro, ma anche di Moretta, quindi un evento per noi molto importante. Lo facciamo in totale sicurezza, perché ci saranno sì degli eventi e dei luoghi da visitare nella zona del Lido, ma poi sfrutteremo tutti i ristoranti della nostra città, quindi anche questa intelligenza di far ricadere l'economia degli eventi direttamente sulle attività economiche era quello che cercavamo ed era quello che tutti gli eventi hanno fatto, quindi un mantenimento degli eventi ma un arricchimento delle attività economiche in questo periodo così delicato.